Buonasera. Buonasera. Abbiamo qui Simone, il fotografo che inaugura questa sera proprio la prima mostra fotografica alla Galleria della Via degli Artisti. Questo onore reciproco. Grazie mille. Anche il tuo, che sei il primo fotografo. Super onore. Qui alla Galleria. E Simone Ferraro, che espone 10 foto, che sono dei veri e propri quadri. Grazie. Qui alla Galleria da oggi, 1 aprile, fino per 2 settimane. Allora Simone, come è iniziata questa passione? Ma è iniziata per caso. Ho sempre amato l'arte in generale, mi piace disegnare e quindi diciamo che un po' il passaggio dal disegno alla fotografia è stato breve. Anni da studi proprio? Sì, ho fatto grafica pubblicitaria, quindi anche in grafica pubblicitaria per un anno si studiava anche fotografia, cosa abbastanza basilare. E è cominciato da lì? E quindi da lì diciamo è iniziata a crescere la passione. E prima, ripeto, più i disegni, poi man mano mi sono approcciato più anche alla fotografia, anche perché poi è anche un modo per fare dei disegni quasi istantanei, diciamo, perché comunque ci vuole comunque anche per la fotografia, come per il disegno, un colpo d'occhio, magari un'inventiva nel vedere quella cosa. Senti, che magari ti sei mai cimentato nello studio dei primissimi fotografi della fine dell'Ottocento, no? No, non moltissimo, però diciamo non approfonditamente, però diciamo che vado sempre un po' a guardare il passato, quello che veniva fatto, perché comunque è quello che poi ti dà tutto per capire un po' come fare la fotografia. Tutte le cose, sì. Senti, la foto in bianco e nero? La foto in bianco e nero la utilizzo, magari più raramente, però mi piace perché poi il bianco e nero è qualcosa che va bene sempre, è eterno e poi dà in certi scatti qualcosa di particolare. Mi è successo a volte che delle foto che erano a colori le guardavo e non mi davano sensazioni e così per gioco magari ho messo in bianco e nero e nella versione bianco e nero invece ha preso vita. Quindi è vero che a volte magari non servono mille colori per dare delle emozioni. Senti, qui vediamo una serie di scatti. Tu ami la Tuscia. Sì. Ami fotografare la Tuscia. Che cosa ti colpisce di più? Quando vedi cosa? Dice adesso prendo la macchina fotografica e scatti. Ma per prima cosa, la passione per la fotografia, comunque sono partito a fare le foto perché l'obiettivo mio era quello di far conoscere la Tuscia, perché comunque è poco conosciuto a Viterbo, spesso mi capita di persone che mi dicono ma dove sta questo posto? E ovviamente per me dico ma Viterbo, no? Ovviamente rimango un po'. Oppure dobbiamo sempre dire vicino Roma. Sì, vicino Roma, infatti sì, devo sempre dire in quel modo perché se dici Viterbo oppure vieni in Maresciallo Rocca, allora riescono magari a unire. Però ho detto, mi piace proprio far conoscere la Tuscia, i vari posti, magari anche andare in posti meno conosciuti, oppure farli riscoprire un po' le cascate dell'Acqua Rossa, che per esempio che sto rimasto un po' indietro ultimamente. O comunque magari anche dei ruderi che magari uno passa così, però hanno una storia. E quindi mi piace proprio raccontare la tua. Quindi dietro la tua foto c'è anche una voglia di far conoscere i posti infatti, che fotografi. Infatti forse il complimento più bello che ho ricevuto una volta è stato di una persona che mi ha scritto vedendo le tue foto mi viene voglia di venire in quei posti. Ah, e quindi capirai che per quello che intendo io la fotografia, no? Un po' far conoscere questi posti è stato proprio l'ambito, perché ho detto forse nel mio piccolo qualcosa riesco a trasmettere. Senti, tu hai vinto l'anno scorso anche un premio, vero? Sì, ho vinto un premio che era intitolato a Pasolini, come Tuscia Web e quant'altro, e ho vinto con una foto in città di Bagnola che ho sospeso sulla nebbia e ho vinto questo premio. Emozionante. È stato molto emozionante. No. Era il primo premio che vincevi con la fotografia? Sì, il primo. Il primo di una lunga serie. Speriamo. Allora, invitiamo tutti a visitare questa mostra fotografica perché è veramente
bella, dentro ogni foto c'è l'emozione che adesso vedo nei tuoi occhi. Grazie. Quindi, invitiamo tutti. Grazie. Grazie mille. Grazie Simone. Grazie. E a presto. Presto.